Cerchio Marina, alla scoperta del gioco nella vita, la via della conoscenza, edizioni del Centro Studi Italiano di Parapsicologia. Soggetto, voi non siete né santi né malvagi, siete ciò che accade, e ciò che accade porta il marchio della vostra mente, quando lo volete definire in un certo modo, che ovviamente asseconda la mente che avete. Se guardate al fatto in sé, quel fatto non è mai né santo né malvagio, ma è soltanto ciò che è, però la mente, nel momento in cui, per così dire, si piega e osserva il fatto, pone la gabbia di tutto ciò che essa ha costruito come legame tra pensieri, emozioni e azioni. Proviamo ora a fare un passo in avanti prima di arrivare ad un nodo centrale. Se questo è vero, allora quando la mente pronuncia una sentenza rispetto a qualsiasi fatto e con fatto intendo un pensiero, un'emozione, un'azione, non fa che trasformare qualcosa che è soltanto un impulso che parte dal nulla in un qualcosa che si pianta nella struttura stessa della vostra mente. Su questo devo spendere qualche parola. Che cos'è un fatto se tolgo la mente? Qualcuno potrebbe dire vento che va. Che cos'è il vento che va? Parte da non so dove, va non so dove, ma qual è l'impulso che lo porta a sorgere e che lo porta a morire? Parte da qualcosa se tolgo la mente? No, non parte da qualcosa. Parte, possiamo dire, dal nulla? Naturalmente è sempre un concetto che sto introducendo, ma non posso non usare concetti con voi. Parte dal nulla se con nulla intendo la negazione di tutto ciò che voi potete pensare? Sì, parte dal nulla, parte da non so dove, ovvero sia parte da qualcosa che voi non sapete né pensare né immaginare e arriva a voi. Finché parte dal nulla e arriva a voi, quel fatto è soltanto vento che va. Arriva a voi, passa attraverso voi, per così dire, e continua la sua strada per andare non si sa dove. Se tolgo la mente, non ha importanza dove va. Se tolgo la mente, non ha importanza da dove proviene. Parte da non so dove e va non so dove, parte dal nulla e va nel nulla. È la stessa cosa, nel senso che questo concetto del nulla tende a non personalizzare niente. Se è così però, nel momento in cui arriva a voi e la mente lo coglie come qualcosa di più complesso, di più articolato, di composito, legato a ciò che essa ha pensato per il passato di quel fatto o di fatti consimili, che cosa diventa quel fatto? Diventa ciò che si pianta nella mente, non ciò che c'è. E ciò che si pianta nella mente non è mai la vita, mai, mai e poi mai, ma è sempre un anchilosamento della vita, è sempre una coartazione della vita, è sempre un'interpretazione della vita, è sempre, in un certo senso, una parziale morte della vita, è sempre un crocifiggervi, sempre, sempre e poi sempre. Quando il fatto viene ricondotto alla sua naturalità, che è quella di sorgere dal niente e di andare verso il niente, che succede? Che la mente crolla di fronte a questa visione in cui non c'è niente a cui imputare l'origine di quel fatto e non c'è niente a cui guardare come meta di quel fatto e non c'è niente di quel fatto che si sia impiantato dentro di voi. Ma se voi ripetete questo modo di leggere le vostre emozioni, i vostri pensieri e le vostre azioni, la mente diventa sempre più affannata. Provo a dirvelo in un'altra maniera, vediamo se riesco a spiegarmi di più. Che cos'è un fatto quando si impone a voi? Con si impone io intendo quando un fatto si presenta davanti a voi e per voi diventa qualcosa a cui non è possibile sottrarvi. Che cosa diventa in quel momento quel fatto? Può anche essere un problema, può essere un'esaltazione di voi, può essere un qualcosa che provoca piacevolezza, ma è sempre comunque un fatto che nel momento in cui viene tolto dalla sua spontaneità, prima o dopo vi porrà problemi. Perché?
proprio perché nel momento in cui non vi identificate in quel fatto, ma lo trasformate nella vostra mente, prima o dopo esso procurerà problemi. Il senso è il medesimo, soltanto che la prospettiva oggi è un po' diversa. Noi stiamo dicendovi, attenzione, il fatto esiste di per sé, naturalmente restando nell'ottica del relativo, ma quel fatto viene trasformato nella vostra mente e non perché voi vi identificate nel fatto. Certo vi identificate, ma perché diventa la vostra mente e la vostra mente è l'insieme dei fatti che avete trasformato nella vostra mente. Con fatti intendo pensieri, emozioni, accadimenti, azioni degli altri, sentimenti degli altri, pensieri degli altri, naturalmente supposti o espressi in parole. Tutto questo diventa mente. E allora che cos'è la mente se non un guazzabuglio di tutti i fatti che si sono trasformati in mente?